È finita con una sofferenza immane. Sono riuscito a vederlo sulla pagina dell'Inter Femminile Milano. Inter Femminile Milano batte Juventus Women Primavera 2-1, ma in virtù del 4-2 dell'andata la Juventus Women accede così alla finale Primavera, dove affronterà Pink Bari. E attenzione, perché troveremo uno squadrone. Pink Bari che ha battuto 3-0 la Fiorentina dopo aver vinto 4-2 a Firenze. Quindi insomma una squadra che quest'anno a livello primavera sta facendo cose eccezionali, quindi insomma per la Juve non sarà sicuramente facile, anzi secondo me partiamo anche leggermente sfavorite, ma settimana prossima, sabato prossimo alle 4 la Juve giocherà la finale di campionato. Alla fine era l'obiettivo superare questa semifinale, che non era facile. Diciamo che questa partita siamo passati in vantaggio con un bel gol di Glion e sembrava insomma ormai arrivare verso un comodo passaggio del turno, insomma vincevi 1-0. Poi una disattenzione, una sciocchezza, ha regalato il gol di Martinelli dell'1-1, poi non so chi è la marcatrice che ha fatto 2-1, però su un contropiede, in un momento che la partita sembrava addormentata, l'Inter è andata a trovare il 2-1 e poi ha rischiato anche di fare il terzo, quindi assolutamente poi si è galvanizzata dopo quel gol lì. E insomma ci dobbiamo svegliare, che non possiamo pensare di addormentarci così durante le partite. Glion ancora stratosferica, fuori categoria, però è chiaro che, ripeto, adesso andremo a affrontare una squadra di un'altra caratura, quindi dobbiamo assolutamente, questa partita, questo torneo qua è stato in crescita. Abbiamo stravinto il girone piemontese, abbiamo vinto contro la stravinto contro l'Amicizia Lagaggio il primo playoff. Però erano tutte squadre, diciamo, finora quasi abbordabili, perlomeno, cioè insomma, la Lagaccio era sicuramente la più scarsa di quelle che abbiamo affrontato finora. Poi abbiamo beccato l'Inter, che secondo me è un'ottima squadra a livello primavera, come poteva essere il Verona, come può essere altre squadre, e poi il Pink Bari, che adesso affronteremo il Pink Bari, che onestamente in questo momento sta dimostrando di essere probabilmente la formazione primavera più forte. In finale secca ce la giocheremo e vedremo cosa verrà fuori. Dunque finisco qua con questo mio video, dunque con una piccola critica, se si può fare una critica a una squadra che va in finale, che non si può abbassarsi così e giochicchiare sull'1-1, ma bisognava forse tentare avere un pochino più di cattiveria prima. Comunque l'Inter batte la Juve, ma non serve assolutamente nulla, in finale ci va la Juve, la finale settimana prossima sarà Juventus Pink Bari. Ciao.